Il sit-in sul litorale nord di Termoli, nello specifico sulla spiaggia libera al lato della Cala Sveva. L'obiettivo? Sensibilizzare i cittadini ad una maggiore attenzione alle problematiche ambientali che affliggono il territorio. Inquinamento marino, trivelle, gasdotti, ma anche per contestare il decreto semplificazioni. A organizzarlo il comitato I Discoli del Sinarca, Friday for Future Termoli, Trivelle Zero Molise e Termoli Bene Comune, Rete della Sinistra. Col megafono gli interventi di Marcella Stumpo e di Riccardo Vaccaro, il decreto semplificazioni è l'ennesimo favore che la politica ha deciso di accordare alle società che operano nel settore dei combustibili fossili, alla faccia della tanto sbandierata rivoluzione green, l'affondo degli organizzatori. In particolare consentirà il passaggio di gasdotti anche in aree gravate da uso civico come il bosco Corundoli di Monte Cilfone. La conversione in legge della DL Semplificazioni permetterebbe al gasdotto San Salvo Biccari, il cui iter autorizzativo e alle battute finali, di attraversare il bosco Corundoli nonostante il diniego da parte della comunanza agraria riattivata dai cittadini. Dai partecipanti al sit-in, con la manifestazione inserita nell'ambito della campagna nazionale per il clima fuori dal fossile, l'appello a tutti i parlamentari molisani affinché si oppongano alla conversione in legge del provvedimento